Un saluto a tutti e come avete visto dal programma il mio sarà un intervento introduttivo e visto che siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia sarà molto breve perché probabilmente è del tutto superfluo ripercorrere le questioni che sono state illustrate a supporto delle linee guida approvate dal Consiglio Generale che abbiamo tenuto a Rho, che ha convocato questa assemblea nazionale, organizzativa e programmatica e che è stato da viatico a tutte le assemblee regionali che si sono svolte nelle regioni. Io, come sapete, sono stato presente ovunque mi è stato possibile, dove non mi è stato possibile mi hanno sostituito gli amici della segreteria. Ho letto i documenti organizzativi approvati dalle regioni dove non sono stato, mi sono riletto anche quelli dove sono stato. Devo dire che dopo questa lunga cavalcata non mi sembra di aver registrato né nei dibattiti né tantomeno nei documenti grandi scostamenti rispetto all'indirizzo che ha dato la segreteria nazionale. Io di questo sono compiaciuto, mi fa molto piacere, non perché debba essere per forza come propone il nazionale, perché evidentemente abbiamo toccato i tasti giusti e abbiamo ragionato, come diceva poco fa Pasquale, in termini di ragionamento inclusivo. Ecco. Di ragionamento inclusivo. Noi poi vi annoierò magari un po' di più domani sera. Io credo, lo ribadisco, come ho detto ovunque, che siamo a un momento di snodo del movimento sindacale confederale in Italia. Siamo a un momento di snodo e io spero con grande convinzione che non si faccia finta. Non si faceva da tanto tempo l'assemblea organizzativa, questo refren, sì, ho capito. Ma le assemblee organizzative devono servire per vedere quello che funziona e rafforzarlo, vedere quello che non funziona, avere l'intelligenza di riconoscere quello che non funziona, anche se può essere impopolare, e metterci le mani. E quindi, dopo aver fatto una riflessione, agire. E quindi, come dicevo prima, non far finta. Io spero che la Confederazione tutta nel suo insieme non faccia finta, perché tutti i motivi che non sto a ridirvi, io non vi voglio annoiare, ne abbiamo già parlato, ne avete già parlato tutti, credo, li salto a più pari, credo che la FIT possa dire di non aver fatto finta in questi ultimi anni. Da Chia 2, da Chia 1, dal primo congresso a Chia all'ultimo, possiamo dire che non abbiamo fatto finta perché abbiamo tutti insieme modificato statuti e regolamenti. E quando tu modifichi statuti e regolamenti, modifichi le regole. E quando modifichi le regole, hai messo le mani strutturalmente a una modifica. Adesso a noi sta, nell'ambito dell'assemblea organizzativa e programmatica della Confederazione, vedere come fare il nostro tagliando, poi speriamo che facendo il tagliando vengano fuori che c'è da cambiare la guarnizione della testata o cose del genere, perché sennò siamo messi un po' male. Dobbiamo vedere come fare il tagliando e dobbiamo assolutamente vedere come rafforzare la nostra presenza. Io credo, ne sono convinto, ci pensavo ieri, se vi dico dov'ero, non vi mettete a ridere, ero con la testa in su da ore con un affare che fa cadere le olive, che mi spaccava la schiena, e mentre facevo quel lavoro pensavo, riflettevo. E penso che chi lo ha fatto qualche volta sa che è duro, molto duro, anzi dovremmo farlo tutti ogni tanto, un po' di lavoro duro, così magari ci ricordiamo anche altre cose. Penso che noi siamo in una fase storica sempre di più dove ci sono modelli di sindacato a confronto, modelli di società a confronto, modello di pensare a confronto.
Poi pensate all'Expo. L'Expo, sapete tutte, tutte le polemiche precedenti all'evento in sé. Poi, secondo me, è stato non un successo strepitoso. Poi non entro nelle polemiche, perché se no questo è un paese di no questo, sì quello, no questo, sì quell'altro. Credo che invece il movimento sindacale nell'Expo, i trasporti nell'Expo, abbiano dato una prova, la FIT CISL in testa, di grande maturità, di grande consapevolezza, ma andando controcorrente. Perché io me li ricordo i momenti che a Milano scioperavano tutti contro l'accordo fatto dal sindacato confederale per sostenere quella manifestazione. Scioperavano tutti che? I COBAS. Dopodiché si sono sciolti e è finito il casino. E sono tutti convinti che la cosa sia stata un modello da seguire. Io ne sono convinto. Stamattina guardavo la bozza che mi è arrivata dal Ministero dei Trasporti per la questione del Giubileo. C'è da lavorare molto, speriamo di riuscire a fare una cosa seria, perché già la proposta non lo è tanto nei contenuti che ci ha mandato il gabinetto del Ministero. Però sembra proprio finito l'Expo, sciopero di tutte le sigle sindacali a Trenord tranne la FIT CISL. Che ci hanno, se poi vi dice qualcuno della Lombardia quali sono i motivi veri dello sciopero a Trenord, vi rendete conto che è proprio uno scontro di modelli cerebrali. È uno scontro di modelli cerebrali. Noi invece siamo in una fase, ancora di più oggi che siamo in difficoltà, dove la guerra vera da vincere, non la battaglia, e ve lo dice qualcuno che immeritatamente vi guida, è quello di ogni giorno che ti alzi essere riconosciuto dalle controparti. Non è semplice essere riconosciuti, e purtroppo sempre di meno serve fare sciopero, 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 sciopero. Non sempre funziona, sempre meno funziona. È uno dei temi che mettiamo in evidenza nelle linee guida, è uno dei temi che mettiamo in evidenza anche nel focus, perché la protesta è sacrosanta, purché non sia una protesta fine a se stesso, che serve o da sfogatoio o, peggio ancora, da elemento di frustrazione rispetto appunto a non essere riconosciuti dalle controparti. Ci sono una serie di questioni che vi vorrei elencare, ma che rimetto alle conclusioni di domani sera, dove possiamo dimostrare quanto sia importante, quanto sia stato importante e quanto è ancora più importante oggi per la FIT essere riconosciuti ai livelli ministeriali, ai livelli regionali, ai livelli aziendali. Riconosciuti significa essere considerato un interlocutore affidabile con il quale discutere. Riconosciuti significa essere un interlocutore con i quali chi è di fronte deve fare i conti, perché è un interlocutore determinante. E per essere un interlocutore determinante noi dobbiamo attrezzarci al meglio. Penso, avendo un'esperienza lunghissima oramai in FIT, saltando a pie pari quali sono le questioni, penso che abbiamo una situazione da sintonizzare, perché siamo molto forti, ve lo posso testimoniare, siamo molto forti in tutte le aree contrattuali dei settori maturi. Se non siamo primo sindacato lo siamo ovunque, se non siamo primo siamo secondo proprio a una virgola. Parlo del trasporto ferroviario, del trasporto pubblico locale, piuttosto che dell'igiene ambientale, eccetera, eccetera. Però abbiamo un problema. Abbiamo un problema che troppe volte, ci dimentichiamo che ci sono praterie che sono lasciate a loro stesse. Ci sono praterie che sono lasciate a loro stesse. Questo non è un atto di autocritica, se volete. Noi dobbiamo capire come fare per, uso un termine, un verbo abusato in modo
magari sbagliato ultimamente, ma per rendere l'idea, non me ne viene un altro, imbullonare ancora meglio dove siamo forti, ma dobbiamo togliere qualche bullone dove siamo forti e spostarlo dove dobbiamo crescere. E senza mezzi termini, parlo di logistica, trasporto merci, la stessa igiene ambientale fuori dalle grandi aree metropolitane. E potrei fare anche altri esempi. È una questione di dosare meglio le forze e le risorse. E vi assicuro che se c'è una questione che sempre di più, anche se al momento si vede poco, sempre di più deve essere il nostro faro, è la questione di come gestire al meglio le risorse, sapendo che non saranno infinite. E quindi noi ancora di più dovremo ragionare di come allocarle al meglio. E questa è una battaglia culturale, che mi rendo conto è una battaglia dura da vincere, contro noi stessi, perché siamo abituati a guardare prima da dove veniamo, siamo abituati che la nostra vertenza è più importante di quella degli altri, siamo abituati che, vabbè, ma chi se ne frega, mi devo fare un mazzo tanto e poi dagli appalti ferroviari o non mi danno i soldi o ci rimetto tutto il tempo lì, siamo abituati che eccetera eccetera. È una battaglia culturale che dobbiamo vincere, ma la dobbiamo vincere, perché noi siamo una grandissima nei trasporti, federazione, categoria sindacale, sempre più rispettata, sempre più riconosciuta, e questo va a tutti voi, soprattutto rispetto a quelle che sono le caratteristiche di questa assemblea organizzativa. Le parole d'ordine: territorio, risorse, giovani. Territorio, risorse, giovani. Io sono molto preoccupato, ve lo confesso, proprio senza paracadute. Il giro che ho fatto in Italia mi ha preoccupato molto, non perché abbia visto situazioni, perché forse non ci siamo ancora resi conto del tutto, io per primo, che abbiamo un problema territorio, che non è banalmente le risorse sulle quali, come vedete, avremo da lavorare per garantire che arrivino, e le risorse non sono solo i soldi. Fosse una questione di soldi, una questione aritmetica, facciamo due formule, ci accapigliamo su qualche percentuale e l'abbiamo risolta. Non è solo questo. E anche, a come dicevo prima, quante agibilità sindacale puoi mettere? Puoi decidere di dosare meglio. Ci si deve reingegnerizzare rispetto a questa cosa. L'idea delle zone fit, non prendetelo come una banalità, avrà una fase di rodaggio. Saremo, come si fanno sempre quando si fanno gli esperimenti, saremo avviliti perché magari facciamo un esperimento in un posto e non va bene. Non dovremo demordere, perché o noi spostiamo il sindacato sempre di più laddove serve, o noi saremmo condannati all'autoreferenzialità. Questa cosa non ci porterebbe bene, non ne sono convinto, so che non siete convinti, anche perché territori, risorse, giovani vanno di pari passo con quello che dovremmo riuscire a essere, a diventare. Ma questa è una questione magari un po' più generale, che interroga anche la Confederazione. Noi dovremmo cominciare a pensare in termini di people friendly. Noi dovremmo essere amici della gente, o perlomeno essere percepiti come non nemici delle persone. E vedrete dai focus come spesso, troppo spesso, pur nella giustezza della nostra azione sindacale, veniamo letti invece come nemici. E questo è lo scontro vero che abbiamo con noi stessi per cercare di sintonizzarci e reinventarci rispetto alle questioni che noi abbiamo sempre seguito, che non dobbiamo perdere di vista, che sono la tutela collettiva dei nostri iscritti all'interno di aziende che devono stare in piedi, ma ovviamente pensando alla remunerazione e alle qualità della vita e del lavoro dei nostri associati, oltre che dei lavoratori in genere. Ma dobbiamo combattere appunto questa sempre più strumentalizzata azione contraria al sindacato e ai corpi intermedi.
E questa è una questione appunto che possiamo vincere non da soli, possiamo vincere solo all'interno di una consapevolezza più generale della nostra Confederazione. Noi al nostro interno possiamo fare molto, moltissimo. Possiamo fare moltissimo e, avendo preso quei 10 minuti che pensavo di prendere, lo possiamo fare, vi prego, anche ascoltandovi molto. Quindi vi prego di iscrivervi al dibattito, supplico i miei amici segretari generali regionali di dare più spazio possibile anche ai loro delegati, anche ai loro territoriali, anche alle loro giovani leve, perché queste sono le occasioni che, al di là del palazzetto, dello schermo, di tutti gli effetti speciali, servono per parlare tutti insieme. E non è detto che tutto quello che viene detto siamo tutti d'accordo, e no, assolutamente non è un problema. L'importante è che domani sera riusciamo a sintetizzare in un documento finale, dove, come sapete, io l'ho dichiarato dall'inizio alla CISL, su alcuni punti non siamo d'accordo, parlo della composizione delle segreterie regionali, c'è un tema di percentuali rispetto alla di contribuzione rispetto alla nostra rappresentanza e quant'altro, ma comunque siamo d'accordo con loro fino in fondo se si procede a un effettivo cambiamento. Nell'effettivo cambiamento c'è anche questa ripresa di CISL Reti. C'è anche questa ripresa di CISL Reti. In contemporanea stanno andando le assemblee di FISTEL e di FLAEI nei paraggi, sempre a Rimini. Ci vediamo dopodomani, come sapete tutti. Domani sera dovrebbe raggiungerci in albergo, credo che arriverà, viene da noi, Anna Maria Furlan, poi faremo qui, non so dove, in un'altra sala di questo palazzetto, faremo la giornata comune per far ripartire il percorso. Un percorso che si è interrotto e che deve ripartire, però anche qui, non per riempire fogli o per dire cose al microfono e poi le cose restano così come sono, perché altrimenti sarebbe una scelta di comodità. E sapete che quando le cose vanno migliorate o quando bisogna far maturare meglio le cose, vengo appunto dall'uliveto, a volte va anche fatta qualche potatura. Quindi può darsi che per far crescere maturi i frutti migliori magari c'è anche da fare qualche potatura, qualunque cosa purché si faccia. Quindi con questo spirito, ringraziando tutti quelli che hanno lavorato per la riuscita di questa manifestazione di oggi, ringraziando tutti voi, ringraziandovi per la presenza e per il dibattito già in anticipo, do, come dire, un in bocca al lupo all'Assemblea Nazionale Programmatica e Organizzativa della FIT CISL e un grazie ancora a tutti.